Buonasera, per quelli che non mi conoscono ancora, mi chiamo Antonio Oliver, sono venuto del Brasile e abito a Milano da 28 anni e sono molto molto felice di essere un straniero e fare la moda a Milano. Sono molto onorato e contento di partecipare della rubrica di Jasmine Laurenti, la mia carissima amica che mi ha dato questa opportunità di fare il bon ton della moda. Ho avuto questa opportunità anche se già avevo pensato in avere un spazio dove potessi parlare di moda. È la prima volta che posso dire quello che penso, anche esprimere quello che è mio lavoro e è giustamente quello che faccio. Non sono qui per dire devi fare questo, devi fare quello, devi indossare questo o no. Al contrario, ogni persona sa quelli che le piace, sai? In solito quando una persona mi cerca da fare un abito, io domando subito, cosa ti piace? Cosa possiamo fare? Hai un'idea? Perché non posso dire io devi fare questo abito, perché ognuno sa quello che vuole. Mio primo argomento sarà cerimonia. È una cosa che mi chiedono sempre, cosa devo mettere, cosa devo fare. E davvero quando vado a un matrimonio guardo tutto. Io non so perché ho questa abitudine. Da quando giovane mi interessavo molto in imparare sulla bellezza di una donna, eleganza, portamento, eccetera, eccetera. È tanto che ho fatto anche insegnante di etichetta in Brasile in una scuola di indossatrici che avevo io. L'abito è importante usare adatto per ogni occasione. Iniziando, diciamo che la sposa indossa l'abito bianco e soltanto la sorella può indossare anche bianco. Qualcuno che hanno visto il matrimonio del principe Harry e Kitty, la sorella indossava bianco. Allora, per invitati si deve evitare esclusivamente nero e bianco. Diciamo che il colore più adatto per un matrimonio sarebbe verde bottiglia, mi piace molto, bordeaux rosso, anche un blu non tanto scuro. I colori anche un po' chiari, però non tanti chiari. Anche colorati, evitare un po' di fondo nero, che nero nel matrimonio davvero non è una cosa che mi piace. Importante anche indossare gli abiti lunghi, perché in solito non è bello vedere una persona con abito su ginocchio, gli altri lunghi. Beh, è bellissimo vedere tutti in abiti lunghi, così penso io. Borsa e scarpe devono abbinare, anche se adesso stanno cambiando tutto, mettono tutti in colori diversi, colorati, però a me va benissimo abbinare sempre e anche un po' con la stoffa dell'abito. Diciamo se un abito si è oro, allora non si deve mettere scarpe oro e borsa oro, almeno diciamo è un colore, anche nero andrà bene, perché nero va bene con tutti, anche se tanta gente non capiscono, scarpe nero va bene con tutti. Per uomo posso consigliare indossare l'abito blu, grigio, tanto grigio scuro come chiaro, anche a righe, diciamo una stoffa, diciamo blu, a righine sottili, mi piace molto. Scarpe, cintura, ognuno mette quello che vuole, e anche camicia, cravatta. Non sono uno che mi piace fare la moda, è tanto che mi chiedono sempre, Antonio, non fai uomo? Dico no, non mi piace, anche se
Anche se faccio anche uomo, non mi piace proprio. A me piace sempre fare la donna. La donna è la persona più importante per me del mondo. La donna che gera la nostra vita, la donna che gera il mondo, io penso così. Io da giovane ero molto attaccato alla mamma e anche la maggioranza dei miei amici erano le donne. Non so, sempre ho avuto queste cose, mi attaccava alle donne, sai. E da giovane mi piacevano molto le bionde. Allora ho avuto due o tre fidanzate bionde e mai ho scelto, non lo so, non per preconcetto, però abbiamo sempre una scelta nella vita, no? Di quelli che piacciono a noi. Che sarebbe di noi il mondo senza le donne? Per me è una esperienza nuova comunicarmi con il pubblico e chiedo scusa perché sono un po' nervoso per dire la verità, sono molto vero. Spero di collaborare meglio in futuro. Auguro a tutti una buona serata, un bacio a tutti.